Sei scarso con Blitz, giocalo. Davide, cos'hai detto del mio Blitzcrank? Comunque, se notate, verso le 5 e mezza inizia a flammare. Ci avete mai fatto caso? Alle 5 e mezza il mio rateo di parole quadruplica. Passo da una parola ogni 25 secondi a una ogni secondo. È incredibile. Ciao Benvenuto, King. Alex. Asa King. Ciao Paolone, come va? Bene, Kingone, tu come stai? Blitzcrank è molto forte contro Corki, contro Rengar. Sarebbe bello avere una Dika Grimmobile in questo momento. Non Ezreal. Ashe mi va bene. Exos molto forte con Draven. Ah, che sburata! Speriamo non dodge. Speriamo non dodge. Speriamo non dodge. Ma hanno 3 AD carry, un assassino. Hanno 0 tank contro Blitzcrank, Draven, Udyr. Lo giano per forza, ragazzi. Lo giano per forza. Peccato perché era un game vinto. Lo giano al 1000 per 1000. Allora, il campione d'oro che mi countera di più è Fiora, e non mi countera. Questo è sempre bene scriverlo, perché vuol dire che ci fa entrare in partita, è come un rito. Ok, adesso ci siamo battezzati. Qua è Ctrl Q, Flash Exhaust. Non c'è, ok. Si cagano sotto, non so perché. Recollo qua, ma potrei rischiare un pochino. Livello 1 perdiamo? Sì. Livello 2 perdiamo? Forse no. Livello 3 vinciamo. Livello 3 siamo più forti. Abbiamo l'Exhaust che è forte contro di carry. Va messo subito perché c'hanno Halo Blades. One contro. One è molto forte, ragazzi. Allora, la routine comp è patetica. Il Frozen qui è sbloccato. Sono proprio nella merda. Frozen Rush, devo capire se farmi Tabi o se farmi Swiftness, probabilmente mi farò i Tabi, perché c'hanno troppo AD. Tabi Frozen siamo immortali. Livello 1 potremmo morire, dobbiamo stare molto attenti. Fossi Nash io mi auto-attaccherei. Ok, allora lui non morirà mai. Beh, ma non è malissimo. Ashe un Ruby Crystal, effettivamente è strano Benvenuto, come King. scelta. Asa King. La tua energia è vitale per la mia salute. Grazie, Paolo Nee. Ma che cazzo di messaggio mi hai detto? Grazie a te, King. Ti mando un bacione. Alright. Io qui potrei flashare tranquillamente. La wave è enorme. L'unica incognita è Rengar.
Sarebbe bello avessimo un livello 3 di Draven. Non moriamo mai. Rengar è là. Ma quanti HP ha? Mi serviva il blue buff, così non devo regolare. Anche il red buff mi fa comodo per curarmi. Minchia, mi ha perso. Senti, io qua c'ho X Flash Grab. Vediamo se esce troll, non è facile, però possiamo mettere una condizione di sicurezza. Dopo quei 3 minion andando avanti, caster. E dopodiché possiamo fare così. Madre di Dio. Non ero sicuro di grabbarlo. Peccato, perché aveva il flash, lo devo far utilizzare. Vedi. Bravo, bravo. Stabile, ricaricabile, pink. Opla, siamo immortali. Possiamo uscire prima dalla base, perché avendo il red buff abbiamo nel frigione molto più alto e quindi non dobbiamo preoccuparci di uscire con così pochi HP. Arrivati all'altezza della mid, saremo quasi full HP. Mid lane grossa, Cog probabilmente uno flash, pink curiosa. Secondo me lui muore di poco. Ma lo sai che non muore? Non muore. Di meteora. Ma vaffanculo. Prendiamo botte. In realtà sta un po' rischiando Tony. Adesso ci dovrebbe essere un buco dopo quel minion, che è minuscolo. Benvenuto King, Asa King. Grande Paolone, cuore rosso. Sono un grande King Owen. C'è un buco dopo quel mio? Raga, la babbia. 10 secondi, hai ragione. Sicuro di avere il DPS? Spero di auto... Ah, niente, l'ho anche betato. Vabbè. E c'è un buco dopo quel mio. No. C'è ancora? No. Mi suicido? Mi sa che mi conviene suicidarmi. Non so come sia possibile che sia morto da Varus. Ma veramente non so come sia possibile. Era passato... Quanto era passato?
Tipica morte alla Paolo Cannone questa. Ad avercene morti così stupidi, ragazzi. Va bene. Dodge, dodge. Quello mi chiama. Uno più uno. Questo si ammazza. Abbiamo la ulti a zero? No, no. Teniamo bot che è forzatissima mid lane. Ci dovrebbe essere Ash, non ha la ulti. C'è un buco. Potrei fare un flash grab dei miei, ma mi sembra inutile. Non si è cagato addosso, davvero. Ammazza Rengar, non ha la ulti. Draven, ora sei fidato. Usa questo potere in maniera saggia. No, ragazzi. E chi è questa bella stellina? E sei tu. Grande Baolozzo, sono tornato a portarti fortuna per il challenger. Bella zebra. A proposito, a quanti lo sta? Troppi, King, 800. Devo vincere altre 10 partite adesso. Azzira il TP. Qui è pulito. Basta. Mi ammazza Kog, non si scherza con Kog. Non gioco, dai. Leggera paura. Bella ward. Bel lavoro, bel lavoro, bel lavoro, bel lavoro. Da ammazzare sto cane. Guarda, guarda, guarda. Cosa ne pensate, ragazzi? Eh? Avete paura? Ditemelo. Sì, Paolo, ho paura di te. Tu sei pazzo, tu sei autistico. Tu vedi delle cose che noi non vediamo. Ditelo, ditelo. Sì, Paolo, ho paura. Paolo, ho paura. E piangendo, me lo dovete dire. Avete paura o no? Avete paura? Avete paura o no? Adesso un bel Frozen in base. Non voglio più giocare, manco che sbaglio. Cagati addosso. Febbre a 39,5. Ti svegli tutto bagnato col culo bagnato. Solo a casa. Con le allucinazioni, con il tuo capo che ti licenzia ridendo davanti a tutti, dicendo che sei troppo coglione per lavorare nella tua azienda. E mentre vai verso il bagno tutto scagato, scivoli per terra, sbatti la testa, svieni. Ti svegli sempre 2 ore e mezza dopo ancora più cagato di prima. Ah Paolo, stava solamente cercando di fare il meglio per lui. Ti voleva solamente stoppare il recall. Ragazzi, io non scherzo queste cose. Non scherzo. No scherzo.
Deve imparare la lezione. Io posso fare 2v3. Io, noi. E poi lui sta facendo comunque questa roba qua, eh. Cioè, questo non è male. Amico Cogmo. Aia. Con lui non si scherza. Con Cogmo non si scherza. È l'unico che ci uccide. Ma non magari nessuno. Stiamo rischiando un po'. C'è un buco? Vince? Ah, voglia. Da chi va a fare quella roba là? Non so manco se posso giocare qui. Ho l'exos, ma non si possono usare abilità per sta cogliona. Tu vai dritta, ok. Ma potrei grabbarlo, ma non mi sembra appropriato. Ma capite quando dico non mi sembra appropriato? Cioè, capito che con che senso dico non mi sembra appropriato? Intendo che sarebbe un grab del cazzo. Io c'ho pure l'exos. Boom, altri del 5 gol. Che muore Azir, eh? No, magari non muore nemmeno Azir, però magari semplicemente... Il gattino! Che fa il gattino qui dentro, eh? Che fa il gattino qui dentro? Vuole farmarci la giungla? Dove vai? Dove vai? Bravo! Quanto è bello Blitzcrank Draven, eh? Quanto? E che ne dici se ti prendo Zeri? Anzi, perché no? Nila, ti piace Nila? Sì. Molto bella Nila. E Magic System, una la prendo. Poi ci chiudiamo il Nerso. Io giocherei per questo. Tanto sicuro full HP. Abbiamo stilt. No, ma è incredibile. Io muoio. Addio, eh.
Un piccolo errore, grandi conseguenze. Forse mi devo fare ancora più Magic Resistance. Il Knight su Draven è troppo forte. E poi in realtà se lì io grabbo Cog, invece di grabbare... come cazzo si chiama? Ma non muoio nemmeno se ci provo. Ma io sono immortale. Beh, con questo sarà più facile prendere grab, no? Ma poi gli counter pure le slow di Ash. Vince il mio tutta la vita, no? Cazzo, Cog è forte. Tu ormai hai give upato ogni speranza di doggiare un mio grab, spiegami. Tu ormai non ci provi più. È come giocare a Gol 4. Qualcosa mi dice che questa è una bella cosa. Qualcosa mi dice che ho cambiato la mia opinione su questa call. Ok. Ma cosa ne pensate di quell'Herald in 1? Avvincente. Non l'avevo mai visto utilizzato in quella maniera. Aia! Meno male. Boom. 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 Con Knights io non muoio più. Spero. Ma la domanda adesso sorge spontanea. Avrebbe più senso fare il pezzo da 500 prima che fare il Knights? Secondo me no, perché il Knights su Draven io non posso mai morire e lui non può mai morire. C'è il drago.
Paolo Cannone. Ho dato il nesso a Nuno, me ne sono già pentito. Muore. Peggio e muore. Sì. Non ci faremo nemmeno la solo. E potrebbe morire anche Udyr. Oh. Ah, devo stare con Draven, cazzo. Il drago è andato. Lui si salva, sì. Il drago non è andato. Quanto cazzo? L'abbiamo cagliato? L'abbiamo cagliato! Speriamo ci arrivi qualche honor. E non arrivano tutti a Mastro.